Buongiorno. Sono le 10:11. In punto, volevo dire, l'ho detto anche stamattina. Hai detto tutto? Sì. Hai terminato il tuo monologo? Sì. Bene, allora noi siamo pronti per una puntata piena di giochi e di premi come al solito. Certo. E soprattutto vi ricordiamo già da ora il nostro super mega meraviglioso straordinario appuntamento di questa sera alle 19:40 sempre su Rai 2 con il Disney Club. Vi aspettiamo, ragazzi, tra poco iniziamo a giocare a 10 su 10. Ma prima, miei cari, giochiamo con la sigla. Pronto? Sentiamo chi c'è. Ciao. Come ti chiami? Miriam. Miriam, come stai? Bene. Senti, ma il tempo lì com'è da te? Qui a Roma oggi è un po' bruttino, lì com'è? Miriam? Bello. Bello? Bello, ma tu dove sei? Da te. Da dove chiami? Da Roma. Da Roma? Anche tu chiami da Roma? Com'è allora, possibile? Mica è bello, oggi è un po' nuvoloso. Allora, senti, Miriam, hai seguito la sigla? L'hai seguita la sigla? Allora, chi era il personaggio che era raffigurato nel cartello che teneva in mano Giovanni? Valentino Rossi. Vediamo. Vediamo se era lui. Ed era Valentino Rossi, il grande campione. Ragazzi, ma Valentino Rossi è bravissimo, gli amici, tutti lui. Poi, per di più, vi dirò, io non lo conosco personalmente, ma mi sembra un ragazzo davvero simpatico. Tutto è contrario di te, insomma, che grazie, sei simpatico. Grazie, se non lo sei. Sei sempre molto carina. Miriam. Valentino, bravo, continua così. Questo è lo zainetto per te. Contenta? Sì, vi potete mandare anche una maglietta? Anche una maglietta te la possiamo mandare? Sì, sì, te la possiamo mandare, ok. Arrivare a casa. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, Miriam, ciao. Bacione. Bene, allora siamo pronti anche per un altro appuntamento del nostro Disney Club, la nostra conduttrice. Senti, per un giorno. Aspetta, ti voglio dire una cosa, ma l'hai risolto l'indovinello? No. Quello della mamma di Pierino? No. Dai, la mamma di Pierino ha tre figli, ma si chiama qui, non si chiama qua? Qua non era, perché l'ho detto l'altra volta. E chi è? Qui. Ma va, va, presentiamo la conduttrice. Geraldine Ferri, 11 anni, da Loreto. Geraldine! A Frutino, in provincia di Pescara. Buongiorno, benvenuta. Eccola qua. Ciao, come Geraldine, va? Come stai? Bene. Stai bene? Tutto Senti, bene? Ma hai fatto il respirone che ti dicevo di fare prima? Passare un po' di emozione. Ok. Bene, allora, per ricordare come si gioca e come si vincono i premi con noi, cosa dobbiamo fare? E dobbiamo ricordare il nostro numero verde, 800-05-05-25. Bravissima! Perfetto, il numero verde ricordato, pronti, andiamo a giocare 10 su 10. Andiamo! Andiamo, va! Mangione, come stai? Mangione? Super mangia? Giusti? A dove? A dove? Vabbè, va! Allora, pronto, sentiamo chi c'è lì. Pronto! Pronto? Giusti, su. Allora, chi c'è in linea? Siamo pronti a giocare a 10 su 10. Ciao, sono un sacco. Ciao. Come ti chiami? Pronto. Pronto. Pronto, ci siamo. Sono Nico. E io pronto sono. Sei? Nico. Nico. Allora, partiamo dalla posizione numero 10. Vediamo chi c'è questa settimana. For a girl. In un recente video Madonna è in auto con, attento Nico, una vecchietta, un ragazzo o un cane? Stai giocando per un cappellino? Un aiutino. Un aiutino, un aiutino. Allora una vecchietta, un ragazzo o un cane? Beh, sai, più di questo, guarda, non proprio non... Buttati, se non ne sai sicuramente... No, autografi per te. Ciao, ciao Nico. Altra pronto. Telefonata, pronto? Ciao, sono Vincenzo. Ciao. Dove mi chiami? Dalla Sicilia? Sì, da Palermo. Da Palermo, perfetto. Allora, in un recente video, Madonna in auto con una vecchietta, con un ragazzo o con un cane? Un ragazzo non è, e l'abbiamo già detto, quindi deve essere o una vecchietta o un cane. Un cane. Autografi per ciao. Te. Ciao, altra telefonata. Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Andrea. Andrea, vuoi dare già la risposta o ti devo fare la domanda? No, è la vecchietta. È la vecchietta. Certo, vinci il cappellino. Un bel cappello. Che vuoi fare? Vai avanti. Vado avanti, vado avanti. Vai avanti, allora, posizione numero 9. Ancora magliette di calcio, stai giocando per una maglietta infatti. Quali sono i colori della maglietta del Cagliari? Rossa e blu. Oh, sei bravissimo. Vince anche la maglietta. Maglietta. Una bella maglietta. Se vai avanti, rischi. E se... Vado avanti. Ma sì, rischi. Allora, giochiamo anche per una felpa. Posizione numero 8. I'd like to burn if I'd wait. I don't know.
posizione numero 8 troviamo Nelly Furtado con I'm Like a Bird. E la domanda te la fa Geraldine. Gli uccelli volano in stormi, granchi o greggi? Stormi. Perfetto, sì. Squack, bravo. Una bella vince felpa. Anche la felpa. Attenzione, attenzione. Siamo andati avanti, ma stai... Che vuoi fare? Vado avanti. Ah, sicuro? Oh, sei uno che rischia tu, eh. Bravo. Vabbè. Posizione numero 7. Vai. Lo so che ti piace, quanto è bella. The Way You Love Me. Allora, due innamorati festeggiano 3 anni insieme. Se festeggiano quindi 3 anni insieme, da quanti mesi dura la loro storia? Quanto dura un anno? 36. Perfetto, bravissimo, anche lo sai. Stai andando alla grande. Ti ricordiamo però che rischi, eh. Andiamo avanti nella posizione numero 6. Se sbagli la risposta perdi tutto. Che vuoi fare? Andiamo avanti, dai. Vado avanti. Eh sì, dai, posizione sì, numero 6, rischiamo. Buffoni con Mad About You. Mad, attento, vuol dire matto, bello o pelato. Mad. Un aiutino. I'm very mad. Matto, matto. Sì, vai, vinci anche la lampada. Che vuoi fare? Dopo lui andiamo avanti? Sei in posizione numero 5, ti mancano 5 posizioni, puoi fare 10 su 10, andiamo avanti? È facile la domanda? La domanda è facile, beh, sì, la domanda è facilissima. Direi, dai. Posizione numero 5. Posizione numero 5, c'è Janet Jackson con All For You. Allora, VHS, GSM, DVD. Quale di queste tre sigle ha a che fare con le videocassette? Gli ho detto VHS. VHS! Sì, perfetto, Squack! E vince anche la videocassetta! La della bella addormentata che nel facciamo? Bosco! Andiamo avanti? Dai! La prossima è facile! Vabbè, è facile pure la prossima, basta, però più di così basta, non ti... Lascio. Mi fermi? Sì, ok, allora... A spedire, eh. Vabbè, Giossi, ti manderà a casa tutti questi bellissimi premi. Ciao! Grazie. Ciao, grazie a te, buona domenica! E anche 10 su 10 abbiamo giocato questa settimana e tornerà questa sera questa 10 su 10. Sera! Adesso che Geraldine, succede? È arrivato il mitico momento di Peppe Ren, sei ragazzi. Informato anche è arrivato, ragazzi. Grazie. Allora, Peppe Ren è importante, vero Geraldine? Sì, perché alla fine si può vincere un abbonamento per un anno a Topolino. Beh, perfetto. Cioè, seguite il cartone, noi vi facciamo una domanda come al solito, poi potete vincere un abbonamento per un anno a Topolino. E allora andiamo tutti a Eselnut. Eselnut, vai, Squack! Siamo pronti a giocare, sentiamo chi c'è in linea, pronto? 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 Ciao, come ti chiami? Orsola. Orsola, bel nome, originalissimo. Allora, c'è Geraldine, detta anche Jerry, come Jerry Halliwell, che è pronta a farti la domanda. Sì. Allora, sentiamo, eh. L'episodio di oggi, come si intitolava? Il secondo episodio di Peppe Ren, eh? La sorellanza. Aspetta che ti fa la domanda. Fai completare la domanda, vai. La fratellanza, la sorellanza o la parannanza? Sì, la sorellanza. Sì, la sorellanza prima che la parannanza. Vinci l'abbonamento per un anno a Topolino. Ciao Orsola, ciao a tutti noi. Ciao. Ciao. Senti un po', ma è vero che a Pescara c'è quel detto che dice, ma non lo so se lo so dire bene, scimmie che scimmie, ma che scimmie in dozzo? Funziona, hai visto? Sono preparato pure sui detti. Allora, adesso ragazzi è arrivato il momento di giocare, c'è la pubblicità e giochiamo come sempre sulla punta della lingua. Oggi ci sarà un calciatore che ci farà questa domanda, è un calciatore della nazionale, il milanista Francesco Coco. Sentiamo cosa da dirci, arriva Squack! Ciao bambini, sono Francesco Coco e... volevo il vostro aiuto per una competizione che ho vinto con l'Under, ma veramente non riesco a ricordarla. Ce l'ho sulla punta della lingua, faccio una gran fatica. Spero che voi ci riuscirete. Ciao a tutti.